Siamo qui perché siamo prossimi a un ritorno straordinario delle gare degli esordienti A nel prossimo fine settimana qui a Trapani, delle gare regionali importanti, importantissime, che segnano il ritorno del nuoto di un certo livello nella nostra città, e ci tenevo tanto, insomma, che Jimmy dicesse due parole, perché è importante coinvolgere tutto il territorio verso un ritorno importante delle gare a Trapani. Jimmy, allora. Ma la federazione ha nuovamente creduto a Trapani, qui la nostra società, e questo impianto che è meraviglioso. Pertanto ha già assegnato per i prossimi 21, 22, 23 giugno per le categorie esordienti A maschile e femminile una presenza di circa 280 atleti e per un complessivo di 800 fra tecnici e accompagnatori. Il mese successivo, 16, 17, 18 luglio, categoria ragazzi per i più grandicelli, dove cominciano a contendersi i tempi per l'ammissione ai campioni italiani, quindi di importanza più rilevante. Da Palermo sono arrivati i nuovi blocchi con le grab start, proprio per omologare i tempi anche in virtù delle ammissioni nuove per gli stivi italiani, e quindi cercheremo di portare a termine tutto il programma per preparare al meglio la vasca e fare sempre una bella figura per la città di Trapani, grazie all'interessamento sempre dell'attento occhio dell'assessore Barbara e del sindaco Tranchida.